Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Togli la copertura del motore. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Adesso bisogna rimuovere il condotto d'alimentazione per l'aria del turbo. Per prima cosa allenta i due anelli di chiusura usando un cacciavite piatto medio. Al centro di questo condotto c'è anche una connessione, che va tolta. Per farlo, tira verso l'alto la linguetta di sostegno di plastica bianca e infine disconnetti il condotto da una parte e dall'altra e rimuovilo. Usa una chiave a bussola con prolunga e inserto da 8 per svitare le tre viti che sostengono il connettore del debimetro dell'aria, poi rimuovi il connettore. Stacca il connettore elettrico dal debimetro. Rimuovi il condotto superiore d'entrata dell'aria, staccandolo dalla parte inferiore. Poi ruotalo in senso antiorario e tiralo verso di te per sbloccare l'altra estremità. Stacca la pompa di innesco e ruotala in modo che non ti sia d'impiccio mentre togli il filtro. Rimuovi le tre viti della flangia del filtro dell'aria usando un cacciavite Torx da 25. Poi rimuovi la flangia inclinandola verso l'alto e tirandola verso di te. Per rimuovere il filtro, toglilo dal suo compartimento e fallo scivolare fuori verso destra, dove c'è più spazio. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prendi il nuovo filtro. Confronta il filtro nuovo con quello vecchio per verificare che siano uguali. Metti in posizione il filtro nuovo. Assicurati che il bordo di gomma sia inserito nel suo supporto. In tal modo sarà più facile rimettere a posto la flangia. Usa la stessa tecnica per rimettere a posto la flangia del filtro dell'aria, poi riavvita le tre viti Torx. Rimetti a posto la seconda parte del condotto d'entrata dell'aria. Riconnettilo alla parte inferiore. Riavvita il connettore del debimetro. Trucco! Prendi un pezzo di carta assorbente, appoggialo di piatto sopra la bussola, poi inserisci nella bussola stessa la testa del bullone, spingendo bene. Magia! Sta su da solo! Riattacca il connettore elettrico del debimetro. Rimetti a posto il condotto d'alimentazione del turbo, riaggancia la parte che si inserisce nel copritestata e stringi con il cacciavite piatto ciascuno dei due anelli di sostegno.
rimetti a posto la pompa di innesco. Infine, rimetti a posto la copertura del motore. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.